ragazze, eccomi finalmente con il video dei prodotti terminati. Ne ho tantissimi e infatti ne devo fare due video perché sono troppi i prodotti. E quindi partiamo subito dai più, diciamo, più vecchi, perché altrimenti qua mi tengo tutte queste borse di roba da buttare. Allora, vi avevo già fatto vedere anche nei video What I Eat in a Day, anzi nel video perché gli altri non li ho caricati, gli yogurt di soia di questa marca qui, Gioia Soia, di cui vabbè il barattolone è questo e sono delle confezioni da ben 500 grammi, hanno degli ingredienti fantastici, c'è il latte di cocco ad esempio in questo. Questo è al cocco, questo è al mirtillo, poi c'è quello ai lamponi, quello alla vaniglia e quello al naturale, quindi veramente sono anche delle varianti molto interessanti, molto buone, però la mia preferita è sicuramente quella alla vaniglia, perché queste qui tipo al mirtillo e al lampone sono un po' acide come gusto e infatti mi hanno dato un po' di fastidio, ma non è una questione proprio dello yogurt, ma è una questione mia personale. Terminato questo lievito madre di farro della marca Antico Molino Rosso, che io trovo al Natura Sì, comunque è un negozio bio, e utilizzo per fare le brioche vegan. E mi trovo molto bene, infatti, ma va bene anche per il pane, le focacce, la pizza, insomma, per i prodotti lievitati. Molto buono. Poi parliamo di formaggi. Allora, della Valsoia ho provato la Tenerotta, che è una ricottina che è leggermente salata. Non mi piace. Utilizzata proprio come formaggio, ma come crema da dessert. Infatti, mi sono fatta una sorta di tiramisù molto veloce perché, appunto, sul pane, gli manca di gusto. È un po', ha questo sapore neutro, un po' insipido, un po' come il tofu, diciamo, questa ricottina. E quindi o la si utilizza tipo nei sughi. Proprio per condire la pasta, o io ci ho trovato un'alternativa molto golosa ma molto anche sana, che è quella di utilizzare dei biscotti che io faccio in casa, ma potete utilizzare, non so, dei biscotti acquistati, delle fette biscottate. E casomai vi metto una foto di questo dessert. Praticamente questo biscotto che lo potete immergere nel caffè o anche no, la ricottina la mettete in una scodella, ci aggiungete lo sciroppo d'agave o lo sciroppo d'acero, del zucchero di canna, quello che volete, un dolcificante, ci aggiungete le gocce di cioccolato, mescolate, poi spalmate sopra questo biscotto o più biscotti e sopra una spolverata di cacao ed è come mangiare un tiramisù ed è veramente molto molto buono e gustoso e anche sano. E gli ingredienti non sono male, ecco, se volete ve li faccio anche, vediamo, eccoli qua, questi sono gli ingredienti, se volete fare un fermo immagine, insomma, per leggerveli con calma. L'altro prodottino che è una sorta di mozzarella, infatti viene venduta tipo salame, a forma di salame, e da fare appunto a fette e da aggiungere sopra la pizza, sopra il sugo. È questa qua, appunto, il gustosino con calcio, vitamina D2. Allora, questa non mi è particolarmente piaciuta perché comunque è una mozzarella che rimane, non si scioglie, non fila, diciamo, è un po' come comunque tutte queste sorte di mozzarelle vegetali, no? E poi il gusto era leggermente quasi dolciastro, quindi non mi ha convinta, ecco, come mozzarella.
Vediamo se avevo un altro tipo di formaggio. Ah, eccolo qua. Sì, questo qua della Integralimenti sono dei fiocchi di tofu, povero di grassi saturi, ricchi di proteine, che non mi è piaciuto. Questo tipo di alimento, il tofu purtroppo mangiato così, senza spezie, senza aromi, è un po' difficile da gustare. Infatti io lo adoro saltato in padella con della cipolla, un po' di sale, delle spezie, della curcuma e viene veramente, acquisisce un altro sapore. Anche questo sapeva d'acqua, cioè no, da solo così non attira niente, non attira nessuno. Adesso non mi ricordo se alla fine l'ho scaldato in padella. Mi sembra di averlo saltato in padella e poi spalmato sul pane, perché così non riuscivo proprio a mandarlo giù. Passiamo alle cose. Sì, questo lo tengo dopo, le cose dolci. Passiamo a pasta, primi piatti, diciamo. Allora, ho terminato queste confezioni di pasta. Allora, questa qui è della marca Più Bene, che sinceramente non mi ricordo più dove l'ho acquistata. Comunque, sono dei fusilli di grano saraceno, ricchi di fibre. E sono confezioni particolari da 340 grammi. Erano dei fusilli praticamente marroncini, molto molto scuri, perché giustamente il grano saraceno è scuro. E devo essere sincera, sì, buono, ma non mi ha fatto impazzire come gusto. Poi della marca Rio Maggio, anche questa devo essere sincera, non mi ricordo dove le ho prese, fra l'altro non sono neanche biologiche. Comunque, vabbè, sono della pasta integrale, comunque di farro, queste le penne e i fusilli. Anche qui non mi sono particolarmente piaciuti, cioè sì, ma non come quelli della marca. Vediamo se mi ricordo la marca, era Sgambarro. Che quella è la marca di pasta che mi piace di più in assoluto, fra le più economiche ovviamente, perché poi mi piace molto la Prometeo come marca. Altro prodottino, altro sì, prodotto come primo è il riso integrale basmati, che a me piace un sacco. Io lo acquisto sempre in Natura Sì, della Ecor. Il riso basmati in sé è molto aromatico, molto profumato e integrale, è ancora più buono e fa ancora più bene. Sempre parlando di piatti salati, le bistecche di soia, queste qua secche essiccate che vanno reidratate in acqua calda, un piatto appunto ricco di proteine della marca Terra Nostra Vega, e queste mi sembra di averle acquistate all'Interspar. Come vedete dalla foto, sembra proprio di mangiare comunque una bistecca di carne, però appunto non lo è. La si può aromatizzare. Mi piace molto, soprattutto magari impanata con del pan grattato, delle erbe aromatiche. Viene molto molto buono, soprattutto se poi ci spruzzate un pochino di limone sopra. Passiamo adesso alle cose dolci e vi faccio vedere praticamente i gelati che hanno accompagnato, diciamo, la mia merenda estiva in qualche giornata. E sono, ok, non sono il prodotto più sano di questa terra, sono tutti della Valsoia. Lo so che non è un marchio di cui se ne parla tanto bene, però insomma, tutto sommato, gli ingredienti sono buoni, non c'è l'olio di palma, la soia non è OGM, e uno sgarro dolce ogni tanto si può fare, uno strappo alla regola. Allora, mi sono piaciuti tutti questi tipi di gelati, che sono gli stecchi,
In questa versione qua, due mandorlati e due cacao, veramente golosissimi. E poi questi qua invece, che sono base mandorla ricoperti al cioccolato. Devo dire che il gusto della mandorla si sente veramente bene. E poi i coni, questi immancabili e sempre buonissimi. I coni, questi nella versione classica, diciamo il cornetto classico, e quest'altro invece nella versione base mandorla, che è veramente ottimo, però a chi piace la mandorla deve evitare perché la si sente molto. Poi sempre per quanto riguarda dolci, eccetera, eccetera, ho questa confettura di frutta della marca Lape, senza zuccheri aggiunti, qua si è un po' tolto. Biofrutta ai mirtilli, biologica, come ingredienti i mirtilli, il succo di mela concentrato e la pectina come addensante, quindi veramente ottimo, ottimo prodotto. Poi io utilizzo tantissimo nelle preparazioni dolci, biscotti, muffin e torte, ciambelle, la vaniglia Bourbon in polvere della Rapunzel. È un prodotto veramente buonissimo e conviene rispetto a prendere le stecche, perché comunque è un prodotto abbastanza costoso questo della vaniglia, però secondo me nei dolci serve questo aroma. E per finire ho terminato il latte di soia natural della Provamen, che è veramente naturale, non ci sono zuccheri aggiunti, ma solo, vediamo dove sono gli ingredienti, acqua, fagioli di soia decorticati e basta. Quindi non ci sono neanche l'olio di girasole piuttosto che l'olio di mais, c'è solo acqua e fagioli di soia, quindi veramente un ottimo prodotto che io acquisto da Natura, sì. E quindi questo latte, ad esempio, io l'ho utilizzato ad esempio per fare lo yogurt, per fare il porridge oppure anche per fare le besciamelle, perché appunto non avendo zuccheri si può preparare. Utilizzare nei preparati anche salati. E sì, per questo primo video di prodotti terminati ho finito. Spero di esservi stata utile. Fatemi sapere se avete qualche prodotto da consigliarmi di questi qua che siano buoni, magari tipi di pasta. Vorrei provare ad esempio quella con i legumi. Però ad esempio quella della Felicia viene venduta in certi discount che qua nella mia regione non c'è, però insomma so che ci sono altre marche. Spero di esservi stata utile, vi mando un bacione grandissimo e se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao!